Momento unboxing, vi volevo far vedere cosa c'è all'interno di questo pacco gigante arrivato qualche giorno fa da Maki Beauty. Per chi non lo conoscesse, Maki Beauty è un sito che rivende appunto tutti i prodotti make-up, skincare, prodotti beauty in generale. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Ho aperto la scatola, questo è tutto quello che c'è all'interno. Ora andiamo a vedere nel dettaglio. I primi prodotti, ragazzi, che vi faccio vedere sono degli omaggi, quindi c'è un bel bottino anche di regali, grazie Maki Beauty ovviamente. E come potete vedere, il primo prodotto è golosissimo, le conoscete tutti, sono le caramelle Haribo e le ho ricevute anche nel precedente ordine, quindi credo che sia un regalo comunque che arriva sempre. E queste chiaramente le mangerò prossimamente, ma già le conosco, sono buonissime. Il secondo prodotto invece che vi faccio vedere è un mascara, si chiama The Falsies Lash Lift ed è un mascara di Maybelline. L'ho ricevuto perché acquistando, c'era una promozione, acquistando due prodotti di Maybelline mi davano in omaggio un mini mascara nella colorazione 01 Black. E appunto è un mascara che andremo poi a provare. E terzo e quarto prodotto invece sono questi campioncini di crema del brand Zaia. Io ancora non li ho provati, ne ho altri due che sono arrivati l'altra volta, ma ancora li devo provare in realtà. E sono una crema, credo una crema a giorno perché vedo fattore protezione 20 UVB più VA ed è una crema concentrata alle foglie d'oliva, quindi credo una crema idratante. Questa invece è una crema notte. Sensitive skin, quindi sì, credo che sia una crema notte e andremo anche a testare queste. Quindi un bel bottino di regali, direi. I due prodotti di cui vi parlavo di Maybelline che ho acquistato sono questa tinta labbra, famosa tinta labbra Matte Ink. Ho voluto provare appunto questa tinta perché me ne hanno parlato benissimo, Super Stay, nella colorazione 70 Amazonian. Dopo vi faccio gli swatch e ve li faccio vedere. E questa tinta labbra dicono che sia fenomenale, quindi non va a stamparsi sulla famosa mascherina. L'altro prodotto, sempre ovviamente Maybelline, è questo rossetto cremoso nella colorazione 211, Rosy Risk. Questa è la colorazione. E di questo pure vi farò lo swatch. Questi sono gli swatches dei due rossetti. Abbiamo questo marrone che è la tinta labbra e questo rossetto cremoso che come potete vedere è più satinato, in una colorazione rosa fredda. È un bel rossetto appunto, sono due colorazioni da poter utilizzare comunque con tutti i look. Altro prodotto labbra ragazze che ho acquistato è questo rossetto di Revolution Pro nella colorazione Haywire. È un rossetto cremoso, confortevole, non è a lunga tenuta, però idrata molto le labbra, o almeno così promette. Non è quindi di quei rossetti che vanno ad asciugarsi, a seccare le labbra. La colorazione è un bel rosa che però tende al viola, infatti vi faccio vedere il rossetto aperto. E si vede, insomma, io non ho messo la luce così potete vedere che in realtà è un bel viola. E è carino perché lateralmente ha questa scritta in rilievo. Appunto la scritta Pro, dove io ho già stampato le mie dita sulla O e vi faccio anche lo swatch. Questo ragazzi è lo swatch del rossetto, è un bel glicine in realtà e come possiamo vedere è un rossetto non matte ma bello lucido e idratante. Quindi questo è il colore. I prossimi prodotti ragazze che andiamo a vedere sono di questo brand molto conosciuto, V7, di cui però io non avevo nulla e ho voluto fare un po' di scorta. Udite, udite ragazze, è un brand super low cost, quindi accessibile a tutti. Io ho preso tipo questo kit labbra a 4,50 euro, una cosa del genere, costa poco poco in più, mi sembra intorno ai 5-6 euro, quindi abbordabile veramente a tutti. All'interno questo kit contiene un gloss, una matita labbra e un rossetto. E la colorazione andiamo a vederla. A parte la scatoletta, ragazze, che io non la butterò sicuramente perché guardate che carina, una scatoletta in latta, la metterò esposta perché non si può buttare una cosa così carina. Le colorazioni sono colorazione della matita labbra, colorazione pink. Il rossetto Lippy Chic nella colorazione Banter e il gloss nella colorazione Superstar.
Quindi se vi piace questo kit, c'è messa in tre colorazioni, questa è la colorazione rosa, poi c'è messa la colorazione nude e la versione in rosso, quindi se vi piace potete prenderne una oppure prenderle tutte e tre. E poi ho acquistato questa matita labbra, la Lip Twister, che costa soltanto 1 euro, quindi veramente, veramente poco. E da quanto so, io ne ho sentito parlare veramente bene da una youtuber influencer molto conosciuta, Giulia Bencic. È molto ma molto pigmentata, quindi per costare così poco, insomma, fa benissimo il suo lavoro. La colorazione che ho scelto io è la colorazione Rioja, perdonate la pronuncia, ma non conosco la pronuncia spagnola. Ci sono anche ovviamente altre colorazioni, quindi marrone, rosso, eccetera. Io ho voluto provare questa colorazione, intanto poi magari se mi piacciono poi ne prenderò delle altre. E ho preso questa palette di pigmenti pressati nella colorazione rosa e nude. E questa praticamente è una palette che costa soltanto 3 euro a prezzo pieno, quindi ho detto tutto, non c'è soltanto questa colorazione che è la colorazione exposed, ma ci sono anche altre colorazioni all'interno, chiaramente ombretti matte e shimmer. Dopo andremo a svuociare anche il kit labbra e la matita. E per ultimo, abbiamo questo primer per glitter e ombretti shimmer. Siccome non avevo un primer per i glitter, mi sono detta perché non provare. Questo l'ho pagato, vi dirò, veramente poco. L'ho pagato soltanto 1,90 euro e questo praticamente, vabbè, era scontato, però costa pochissimo. Non ve lo swatcho perché chiaramente non è colorato, ma è trasparente. Intanto, ragazze, vi confermo che la tinta labbra si è asciugata, come potete vedere, e non riesco purtroppo a farvi vedere col dito che si è asciugata perché ho il telefono in mano, però vi assicuro che è bella asciutta. Ed è anche bella piena. Io ce l'ho ormai sulla mano da circa 20 minuti. Vi faccio vedere, ho pulito la mano, ma ho ancora praticamente un po' della tinta labbra perché in realtà ho usato delle salviettine, non lo struccante, quello bello forte. Vi faccio vedere, ragazze, la palette aperta, guardate che bella, cioè le cialde, soprattutto degli shimmer, sono uno spettacolo. Addirittura prendendo l'ombretto rimane la ditata, per quanto sono cremosi, ma belli veramente. E per quanto riguarda i matte sugli swatches vi faccio vedere, e diciamo che quello che riesco a vedere bene è quello scuro, perché poi i chiari chiaramente si vedono poco. Queste sono invece tutte le colorazioni shimmer che sono spettacolari, dal rosa al marrone, tutte belle. Veramente bella per quello che costa, cioè costa solo 3 euro, ripeto. Allora ragazze, non vi ho detto che la matita per le labbra è retraibile, quindi comodissima, non la dovete contemperare, almeno per me risulta più comodo diciamo avere quelle retraibili che quelle da temperare. La colorazione vi faccio vedere, è questo bel rosa, bello presente e vi confermo che la matita è morbidissima, cioè veramente veramente bella cremosa, questo è il colore, per 1 euro. Insomma, correte a comprarla. Gli ultimi prodotti, ragazze, che vi faccio vedere sono di questo brand sempre low cost, si chiama Technique e io ho preso questa mini palette con queste colorazioni rosa, rosso e marroncino e udite udite, ci sono ancora in giro i calendari dell'avvento. E ho preso questo, sapete perché? Perché mi è costato soltanto 6 euro, quindi per 24 prodotti io direi che è stato un affare. Chiaramente non so cosa c'è all'interno e fatemi sapere se volete un video proprio per vedere qua all'interno, per spacchettarlo insieme e non finiamo più questi calendari. E per questa palette vi faccio invece gli swatches. Allora, gli swatches di questa palette sono questi, vi faccio vedere in cialda e sulla mano. Anche questa si presenta come una palette molto ma molto carina per il prezzo che ha. E l'unico colore che non mi è piaciuto è questo, che poi è il colore più scuro, che in realtà è un viola, ma sulla mano mi sembra più un marrone molto scuro. E diciamo che in cialda ci sono molti più glitter, sulla mano ne vedo abbastanza pochini, però per il resto sono belle colorazioni, soprattutto questo color rosso, ruggine,
E poi ci sono tutti questi bei colori rosa chiaro, rosa scuro. Quindi anche questa, insomma, per il prezzo che ha, è da acquistare.